A volte il coraggio è anche essere sordi, me lo diceva Giovanni Ranocchi con la sua filosofia e la voglia di andare avanti, e consapevole che una rana sorda poteva vincere di tutto. Qui stiamo andando avanti perché dobbiamo continuare con tutte le procedure Covid che ci hanno detto, e quindi noi dei Ranocchi Angels siamo pronti facendo i tamponi durante gli allenamenti, siamo pronti a fare i tamponi durante le partite, siamo pronti anche ad andare via con due pullman perché non possiamo prenderne uno perché siamo più di 60 e quindi non riusciamo a prendere due pullman. Quindi, come ho detto prima in presentazione, devo ringraziare la famiglia Ranocchi, devo ringraziare GLS, Pesaro, Banca Generali, Aves, perché sicuramente grazie al loro apporto, che da 15 anni che ci stanno aiutando, e da 15 anni e quest'anno più che mai riusciamo a sopperire tutte queste problematiche, anche Covid, che sono talmente economiche che capite anche voi com'è. Comunque, il football a Pesaro continua e non ci fermerà nessuno. Lo staff è formato da un gruppo di allenatori ormai che lavorano insieme da anni, tra cui chiaramente il nostro capo allenatore Giorgio Gerbaldi, che è anche un grande difensore e allenatore delle difese, ma ormai in questa nuova veste da un po' di anni, anche se chiaramente ha più un occhio per la difesa. E in attacco abbiamo Mel Galli, che si è riconfermato ormai per il terzo anno con gli Angels, in quanto lui ormai si è trasferito in Italia, quindi per noi è una risorsa importantissima. Chiaramente la sua mentalità americana delle volte è difficile per noi da gestire, però ha una grande passione che trasmette ai ragazzi in maniera incredibile. Con lui in attacco ci siamo io e mio fratello Andrea Angeloni, che comunque lo aiutiamo, traduciamo delle volte perché chiaramente lui parla solo americano, però io e mio fratello è tanti anni che ormai alleniamo in attacco, e quindi oltre che giocare, quindi conosciamo bene i ragazzi, le situazioni del campionato italiano. In difesa invece Enrico Leonardi si è riconfermato defensive coordinator, chiaramente aiutato anche da Giorgio e da Federico Di Bari, che anche lui è tanti anni che è con noi, e quindi un buono staff. Fare programmi è difficilissimo, non sappiamo molto delle realtà avversarie, atteso che l'anno scorso si è giocata per alcuni solo la prima partita, tra cui noi, e poi il campionato è stato sospeso, per altri nemmeno iniziò il campionato, per cui anche a livello di video, di scouting eccetera, siamo fermi, possiamo dirlo, quasi a due anni fa. Fare pronostici pertanto è difficile, guardiamo a noi, ormai il primo incontro è vicinissimo, quindi tra due settimane saremo in grado di dire qualcosa di più. Di certo La prima partita sarà qui al campo scuola domenica 25 aprile alle 14.30 contro i Dax Lazio, una squadra decisamente forte che addirittura ha due team, uno in prima e uno in terza divisione. In quello in terza divisione schiera i giocatori più giovani, ma anche alcuni esperti anziani che per motivi di tempo non riescono a fare tutti gli allenamenti della squadra in prima divisione, quindi sicuramente un avversario ostico. Tra l'altro miei concittadini, sono noti nel mondo del football americano-italiano per la loro cattiveria agonistica, quindi sicuramente sarà una partita decisamente dura, ruvida. Abbiamo dovuto interrompere l'anno scorso con col Covid, purtroppo oggi siamo il 25 marzo, è passato da un anno e un mese la scomparsa di Giovanni, però voglio dire la presenza della persona è fortissima e quella passione che lui aveva l'ha un po' infusa in tutti noi, quindi compreso le sponsorizzazioni, e gli Angels sono stati uno degli sport dai quali noi siamo ripartiti, sia dall'attività lavorativa e quella sportiva, e quindi al di là di vedere un bel marchio che gira su questi, insomma, poi Arianna direbbe su questi bei ragazzi, io dico su questi ragazzi e basta, e al di là di questo c'è proprio questo link, questo collegamento fortissimo che ormai ci lega al football americano da qui in avanti. Il babbo mi farebbe dire in culo alla balena che poi non c'è la traduzione in inglese, come tanti tanti anni fa avevamo augurato anche alla pallacanestro e tante altre squadre, perché appunto babbo è sempre stato legato allo sport di qualsiasi genere. Sicuramente gli Angels, era partito dagli Angels con questo nome bellissimo, quindi i nostri angeli con cui continuiamo ad andare avanti.